Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti e mi dispiace non poter essere con voi a questa importante iniziativa. Consentitemi di inviare a tutti i presenti un caro saluto di buon lavoro per il vostro importante convegno. Ringrazio la CIA Toscana per l'invito e per l'impegno e l'attenzione che pone ogni giorno ai temi dell'agricoltura di qualità, l'attenzione che mette verso i nostri produttori e verso la bellezza della nostra terra. Un saluto al vostro presidente Luca Brunelli che concluderà i lavori di questa mattina. Consentitemi di mandare un abbraccio anche al mio amico, nonché sindaco del comune che ospita questo convegno, Alessio Barbafieri. Il tema che ci proponete oggi, il tema che andrete a discutere è centrale rispetto alla ripartenza della nostra regione, alla ripartenza dei nostri territori. È anche una delle sfide più complesse e difficili che abbiamo di fronte a noi. Il cambiamento climatico che stiamo vivendo renderà l'acqua ancora più preziosa e proprio l'essere preziosa richiede una cura ancora maggiore di tutto quello che permette di poter avere più acqua e che possa essere utilizzata più e meglio in agricoltura. È evidente che il maggior consumo ci sarà perché i cambiamenti climatici portano ad aver ancora maggior bisogno d'acqua e questa esigenza purtroppo è ancora più sentita nel nostro paese e nella nostra regione. Se la Toscana è quella che è, una terra di bellezza assoluta che ha avuto cura del suo paesaggio, lo dobbiamo sì alle scelte della politica, delle istituzioni, ma lo dobbiamo anche e soprattutto al vostro impegno, a chi ogni mattina con fatica tenta di offrirci prodotti di qualità e tenta di indicarci anche quella che è la strada da gestire. È evidente che di fronte a noi abbiamo la necessità di ripensare anche al rapporto tra tutti i soggetti che partecipano alla gestione della risorsa acqua in agricoltura e per questo credo che sia necessario ancora di più fare rete e sistema. Ben avete fatto a mettere allo stesso tavolo oggi i consorzi di bonifica, i distretti rurali, il mondo della ricerca che è rappresentato dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Un approccio e una sinergia che sono fondamentali per trovare soluzioni adeguate e per sperimentare anche soluzioni innovative. Anche la Regione, evidentemente per la sua parte, è chiamata a essere un attore fondamentale per cercare processi e soluzioni nuove. E anche nella componente legislativa che io oggi ho l'onore di poter rappresentare, perché credo che il cambiamento vada sempre accompagnato da buone pratiche, ma anche da norme e leggi che indicano qual è la strada da seguire. Il mio dunque non vuole essere solo un saluto di circostanza, ma il mio messaggio vuole essere forte. Siamo al vostro fianco per fare la nostra parte e per fare in modo che i nostri territori possano vivere sempre meglio e noi possiamo garantirgli le condizioni per progresso, sviluppo e rispetto dell'ambiente. Ancora un saluto a tutte e tutti voi e spero ci sia l'occasione presto per poterci incontrare insieme e continuare a discutere di questi temi.